L'economia, con uno studio di Unioncamere Emilia-Romagna, ne parliamo in diretta con un ospite, il segretario generale Claudio Pasini. Buonasera Pasini. Pasini, Buonasera. voi avete confrontato il terzo trimestre del 2020 con lo stesso periodo del 2019. Cosa è emerso? Emerge un calo dell'occupazione del 2,6%, cioè 45.000 occupati in meno, ed è un consolidamento di una tendenza che si era manifestata in modo piuttosto forte col secondo trimestre, che ha modificato la tendenza di crescita dell'occupazione che si era protratta per gli ultimi 4 anni. Ecco, l'andamento è uguale in tutti i settori. Quali sono i più penalizzati e quelli che invece resistono in qualche modo? Quelli più penalizzati fanno riferimento al sistema del terziario nel suo complesso, meno 3,3%, quasi 34.000 posti di lavoro in meno. Ovviamente nel terziario ad essere maggiormente penalizzati sono alloggi, cioè alberghi e ristorazione, le attività commerciali, mentre invece l'industria ha tenuto maggiormente rispetto agli altri comparti. Ovvio che il blocco dei licenziamenti ha contenuto gli effetti sulla occupazione, sulla disoccupazione, ma non ha evitato evidentemente di riguardare in particolare le fasce del lavoro meno protette, stagionali, contratti a termine, partite IVA e occupazione femminile. Dove la situazione invece si è mantenuta su buoni livelli? Beh, ovviamente con lo sviluppo dello smart working, tutte le attività della filiera dell'informatica, del digitale e attività connesse ha registrato un trend di crescita, come pure anche tutta la filiera della sanità, strumenti elettromedicali, apparecchi di misurazione hanno registrato un aumento dell'occupazione. Siamo in chiusura, una priorità per aiutare le imprese. Velocissimo, 3 priorità. Primo, consolidare gli ammortizzatori sociali rifinanziando CIG e cassa in deroga. Secondo, creare le condizioni perché il risparmio fermo nei conti correnti di italiani e famiglie almeno in parte vada a finanziare la ripresa con investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo digitale. Terzo, confermare, consolidare la politica di attrazione di investimenti. Emblematico a questo proposito è l'investimento da 1 miliardo cinese-americano nell'automotive annunciato ieri dalla Regione. Sicuramente avrà effetti positivi su occupazione e sviluppo. Grazie, grazie Claudio Pasini, segretario Buona di Unione. serata.